complessi, anche molto interessanti, però gli strati sono tantissimi. Volevo capire qual è stato l'aspetto per voi più intrigante da esplorare dei vostri rispettivi personaggi. Diciamo, questa scoperta, io sono un'attrice, quindi mettendomi dentro il personaggio vado a vedere anche quello che accade e lo provo su di me, se la sceneggiatura è scritta bene, se la regia mi accompagna e andiamo dentro e mettendo i piedi nelle orme del personaggio, entrando dentro le scene, ho visto quello che può accadere. E andando proprio negli strati, quindi il primo incontro inaspettato, la solitudine di una donna che ha 50 anni, 60, come nel mio caso, è quasi come se fosse in un limbo, in un territorio sconosciuto, solitario, no? E l'incontro con il giovane, bello, attrattivo, quindi c'è subito la prima attrazione, che è un'attrazione sensuale, la più naturale, e comincia a muovere dentro di lei la consapevolezza che esiste ancora una grande possibilità di passionalità, di sentimento, di attrazione e anche di amore, come quando si è ventenni, trentenni, quarantenni, non cambia nulla. Che cosa cambia? Che alla nostra età si ha la consapevolezza del dolore che ne può derivare, ma quello noi sappiamo che possiamo gestirlo, e questa è la forza anche del personaggio. Sì, per me è stato interessante, cioè come nella vita vera, noi umani cerchiamo sempre di controllare tutto perché ci dà sicurezza, ma l'amore è una delle poche cose che non possiamo controllare. Quando noi ci innamoriamo di una persona non abbiamo nessun controllo, non possiamo scegliere, di cui ci innamoriamo, succede e non lo puoi negare. Lo puoi lottare quanto vuoi, puoi dire no, è sbagliato per me, non fa... No, non puoi negare che sei innamorato. Quindi mi è piaciuto questo perché Elia si trova in una posizione dove normalmente la serie o il film è che è bianco e nero, o la ama o è un truffatore. Invece qui c'era un grigio, una cosa tra il bianco e il nero che era molto interessante per me come attore di interpretare perché... Elia arriva con un po' di un piano, ma le cose cambiano, perché dopo questo impatto intenso, sensuale con Gabriella, mette in gioco tutto il suo piano e lui piano piano si innamora di questa donna e quindi Però c'è il suo non, però passato c'è il suo passato. e c'è una pistola C'è una e pistola. quindi Quindi tanto buono, diciamo, diciamo. possiamo avere tanti piani, ma E l'amore è l'amore finora vince, ho capito, l'amore vince, l'amore. insomma, Dove hai messo diciamo. sta pistola? Senza fare troppi Sì, spoiler, credo che, certo. no, riferita alla domanda che sto per farvi, nel senso che io ho trovato interessante, veramente geniale, come anche la parte psicologica di questo thriller, soprattutto nei primi episodi, si basa esclusivamente sul pregiudizio, no? Cioè, non sapevamo ancora che avevi una pistola, insomma, però semplicemente, scusate, la nascita di questa storia in realtà è bastata per, diciamo, scagliare la famiglia di Gabriella contro di lei. Anche lì penso sia uno dei personaggi più odiati, non ha un amico praticamente. Volevo chiedervi un po' il vostro punto di vista su Perché nella questo. finzione viene subito raccontato quello che è il pregiudizio, quello che è la cultura, quindi la donna più grande che non può essere tratta da un giovane, il fatto che i figli abbiano paura che poi magari questo si intromette, la proprietà dell'albergo, i soldi, mia madre non capisce più niente, addirittura gli bloccano le carte di credito. Cioè, nella finzione noi raccontiamo in maniera un pochino più Elevata, sì. Più chiara, diciamo, un po' più estrema, quello che può accadere, che tutti si mettono in allarme perché sta succedendo qualche cosa che non capiscono e che non era previsto. Che è fuori dalla norma. Proprio la mancanza di comprensione. Vi faccio un'ultima domanda perché i vostri personaggi, tra l'altro, si rivelano a mano, anche proprio nelle loro fragilità, e in particolare, appunto, il personaggio di Gabriella poi
risulta molto passa più complesso tutte. Volevo capire come era stato per voi, insomma, questo viaggio nelle fragilità per i vostri personaggi. Diciamo che io ho provato proprio, entravo dentro le scene a volte, i giorni in cui c'erano da girare delle scene particolari, anche di incertezza, anche di non sapere lui dove era andato, perché mi aveva detto una cosa e poi invece ne aveva fatta un'altra. E questa cosa mette in moto nelle donne subito un marasma di fragilità, di dubbio, di paura di non essere riconosciuta, di essere tradita, di essere ingannata, ecco, tanto da arrivare addirittura a supplicare: dammi una certezza, dimmi che cosa devo fare, perché non ti basto io. Ecco, queste cose qua sono cose che io ho provato realmente, proprio perché essendo un'attrice sono entrata dentro un personaggio e le cose lì le ho provate veramente, spero che il pubblico se ne accorga.